bene il pollo in forno. Intanto vado a lavarmi le mani. Rossa, che cosa c'è? Vedi tu il rumore e sono venuta a vedere. Ma hai mangiato le caramelle? Ah! Hai mangiato le caramelle? Oh, tu. Oh, qualcuno avrà mangiato le caramelle. Prima di pranzo, oh, adesso se le sentono di santa ragione. Sì. Mamma sta arrivando. Al cassetto metto per terra le carte e me ne vado. Insomma, perché se n'è andata? Elisa? Oh, ciao mamma. Non fare la finta tonta, lo sai che non si mangiano le caramelle di prima di pranzo. Visto che tu hai già mangiato, il pranzo non lo mangi. Cosa? Ah, Rossa ha fatto cadere la colpa su di me. Adesso gliela faccio pagare io. Mi fa sempre un sacco di scherzi. Dopo pranzo? Bene, lei è impegnata a fare i compiti delle vacanze. Io intanto cercare il suo diario segreto. Ma dove può averlo messo? Eccolo qui, già. Così potrò ricattarla. Vediamo un po'. Ah, questo potrebbe andare bene. Bene, lo metto via. Vado a ricattarla. Finalmente finiti i compiti delle vacanze, mi posso vedere un po' di tele. So che cosa fare. Potrei vedermi un po' di tele. Oh no, c'è Rossa. Vabbè, meglio perfetto ricatto. Sorellona? Sì, che vuoi. Fai vedere la tele a me? Neanche per sogno. Ok, se non mi fai vedere la tele, allora io dirò a mamma che in realtà quando tu fai finta di uscire con le tue amiche, in realtà esci con un ragazzo. Cosa? Shh, mamma è in casa. Allora, va bene, vieni pure a vedere la tele. Ah, vorrei tanto un frappè al cioccolato. Oh, te lo porto subito. Ecco il tuo frappè al cioccolato. Grazie. TV, relax, sorella arrabbiata. Questa è proprio vita. Già, una vita proprio ricattata. Potrei ricattare anche lei. Ti serve qualcos'altro? Magari dopo. Bene, allora vado in bagno. Trovai sul diario segreto dove potrei averlo messo. Magari l'ha messa in un posto dove non arriva nessuno. Avrò usato le sedie, però non ce l'avevo neanche io. Beh, userò una sedia. Eccolo qui. Ciao, bla bla bla. Ciao. Oh, questo sì che interessante. Oh, giusto in tempo, ho finito il frappè. Mi fai dei popcorn? No. Cosa? Fateli da sole. Ehi, guarda che dico che esci con un ragazzo. Diglielo pure. Io gli dirò che di notte, a posto di dormire, scendi, vai in camera di mamma e gli rubi tutti i cioccolatini. Allora, facciamo un patto. Finalmente ho finito tutte le faccende domestiche. Guardo proprio un po' di tele. Io non gli dico che tu esci con un ragazzo, che lui i cioccolatini, e tu non gli dici che io esco con un ragazzo. Affare fatto. Ragazze! Oh? Sì, mamma. Mentre facevate la promessa, io ero lì fuori e ho sentito tutto. Allora sei tu! Io pensavo fosse mio marito a rubare i cioccolatini, infatti sono sempre scontrosa con lui. E Rossa, lo devo conoscere. Ma è frainteso, siamo amici. Sì, come no? Anche se è un tuo amico, non... cioè, cosa c'è di male se lo conosco? Ma perché hai letto il mio diario? Perché tu sei sempre molto cattiva con me. Oh cielo, oh. Basta, siete entrambi in punizione. Oh, giusto. Ehi, perché vogliamo tirarci della punizione? Perché non ricattiamo mamma? Giusto. Andiamo a cercare il suo diario segreto. Deve pure essere da qualche parte. Rossa, lascia stare, l'ho trovato. Allora, dai, leggiamo un po'. Oh, c'è scritto che quel giorno che lei ha detto che doveva andare dal dentista e papà ha dovuto badare noi. Sai, quando avevamo la febbre ha faticato molto a badare noi. E in realtà la mamma era andata a una spa. È un perfetto ricatto, dai, andiamo. Oh, sì, si pentirà di averci trattato male. Guarda con che figlie mi ritrovo. Mi hanno mentito. Oh, mamma, che cosa volete?
Ci togli la punizione? Assolutamente no, vi siete comportate male. Va bene, vorrò dire che diremo a papà che quando gli diremo. In realtà se ne è andato in centro spa. Oh no, Andrea non mi guarderà più. Ragazzi, aspettate che vi toglierò la punizione. Bene ragazzi, il nostro episodio finisce qui, scrivete nei commenti cosa ne pensate. Già ragazzi, non bisogna mai ricattare le persone, soprattutto quelle della vostra famiglia. Già, ma quando un bullo ti fa male devi ricattarlo. Beh, è vero. E voi scrivete nei commenti, sospettavate che lei aveva un ragazzo? Non è il mio ragazzo! No! Comunque scrivete nel commento, metti like a questo video se ti è piaciuto, abbonati. E buon compleanno se oggi compie gli anni. E se sei partito per le vacanze, buon viaggio. O se è il compleanno di qualche tuo amico o parente, fagli gli auguri da parte nostra. Già, non fingere che non è il suo compleanno. Comunque, ciao. Ciao! Dun dun dun.